Grazie, anche io come avevo scritto in chat confermo a Vido insomma l'intenzione di voler sottoscrivere la mozione. E quindi come maggioranza ovviamente ci uniamo a questa richiesta e tra l'altro l'amministrazione Capitolina, la sindaca più volte in questi mesi ha avuto modo di esprimere il sostegno da parte dell'amministrazione a una categoria che purtroppo è stata colpita addirittura più di tante altre che magari hanno ricevuto maggiore attenzione, come ad esempio i ristoratori che magari tramite l'asporto qualcosa sono riusciti comunque a recuperare, mentre ecco, i gestori di palestre, di piscine, di impianti sportivi al chiuso davvero non sono riusciti a recuperare nulla e si sono soltanto trovati caricati dei costi fissi che invece sono andati avanti. E pensiamo ovviamente non soltanto ai concessionari degli impianti sportivi comunali, ma anche alle tante associazioni che sono in affitto e quindi per 14 mesi sostanzialmente non hanno potuto fare attività e hanno avuto i contratti, le utenze e tutte le spese che sono andate avanti. Tra l'altro, proprio questo fine settimana c'è stata un'iniziativa alla quale l'amministrazione ha dato il massimo del risalto e in particolare mi riferisco al gestore di una palestra che è partito a piedi da Perugia, è a un mese sostanzialmente di sciopero della fame e a nome di tutta la categoria ha realizzato questa iniziativa, tra l'altro una protesta pacifica, quindi ecco, non ha bloccato strade, ha danneggiato se stesso sostanzialmente, appunto privando il proprio corpo del nutrimento e null'altro. Quindi Vittorio Di Claudio, che a nome di tutti i gestori di palestre e di piscine, il 1º maggio lo abbiamo accolto in Campidoglio e ci uniamo quindi alla sua richiesta al governo di un aiuto. E per questo motivo, quindi, appunto, ci uniamo alla richiesta e anzi approfitto per invitare tutti i capigruppo a farlo in modo tale che questa richiesta, appunto, sia la voce di tutta l'Assemblea Capitolina, Roma e la sindaca che rappresenta tutta la città, si fa portavoce di una richiesta forte nei confronti del governo per aiutare, ecco, una categoria che veramente rischia di non poter ripartire. Sappiamo che la stagione sportiva sostanzialmente a giugno termina, quindi tutti i corsi, tutte le attività in palestra a giugno si concludono per poi riprendere a settembre. È veramente difficile pensare che adesso le attività possano ripartire, quindi ormai l'anno è stato perso completamente. E dobbiamo appunto evitare che una ripartenza non ci sia più per tanti soggetti che sono stati colpiti da questo periodo di chiusura forzata. Il voto sarà favorevole, quindi grazie.